Ben trovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Le celebrazioni del quinto centenario dell'edificazione del Tempio di San Biagio a Montepulciano, uno dei più celebri capolavori dell'architettura rinascimentale italiana realizzato su progetto di Antonio da Sangallo il Vecchio dal 1518 al 1548, offrono l'occasione per rivisitare e riproporre l'arredo interno originale della chiesa realizzato a partire dall'ultimo quarto del Cinquecento con le nuove regole emanate dal Concilio di Trento in materia di apparato liturgico e di arte sacra, che poi sarà in gran parte asportato durante il restauro neorinascimentale del monumento avvenuto a partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento. A Montepulciano continuano le celebrazioni per il quinto centenario del Tempio di San Biagio, con la mostra sull'arredo interno realizzato tra la fine del Cinquecento al tempo della Controriforma e il pieno Seicento con l'affermazione dell'eloquio barocco. Questa cassetta testimonia un periodo. Qui si dice: terzo capoverso, l'ambizioso progetto architettonico nacque a seguito di eventi miracolosi accaduti nell'aprile del 1518, ci siamo quasi, è il 23 aprile, lunedì prossimo sono 500 anni esatti dal miracolo, e fu realizzato grazie alla raccolta di offerte dei cittadini e dei devoti. Le offerte andavano in questa cassettina, dall'aprile al settembre. Questa cassettina testimonia un periodo, vi dicevo, il Rinascimento. Io credo, e ringrazio il Signore per questo, di vivere nell'epoca neorinascimentale per Montepulciano, perché se io penso solo San Biagio, noi qui abbiamo in affido 11 chiese, se io penso solo San Biagio, quindi una di 10, in pochi anni è stato ripulito l'affresco, restaurato l'organo, la vetrata che adesso vedrete in tutto il suo splendore, perché intorno a mezzogiorno il sole naturalmente entra dentro la vetrata, filtra da quei vetri policromi proprio. Se io penso alla chiesa restituita al suo splendore, ai quadri che sosterranno in San Biagio, se io penso all'emblema che forse appunto è il prototipo di tutta questa macchina, il crocifisso posto in alto, il crocifisso che vedrete al centro, in alto, e che riassume un po' tutto quello che si è voluto fare in questi anni. C'è stato tanto lavoro alle spalle, e ancora una volta penso al binomio che volle Paolo VI, fede e arte, che lui chiarì in realtà. Già da 2000 anni la Chiesa andava avanti coniugandosi con l'arte, in quella via pulcritudinis che Paolo VI definì negli anni 60. Lì vedrete un po' tutto, lì vedrete la Chiesa restituita veramente nel suo massimo splendore. Siamo al 23 aprile 1518, quando avvenne il miracolo. Due giovani provenendo dal centro città avevano lavato i panni proprio qui sotto e videro che la Madonna apriva e chiudeva gli occhi come fosse una persona umana, appunto. Subito dopo passò un pastore di nome Toto
che vide anche lui batter ciglia, così dicono i documenti della Madonna, di questo affresco che comunque risale agli inizi del 300. E gridarono al miracolo e in quei giorni avvennero tanti miracoli a Montepulciano. Da allora Toto, con una cassettina che tutt'oggi abbiamo ancora dopo 500 anni, iniziò a raccogliere le offerte per costruire un tempio, un nuovo tempio grande dedicato alla Vergine Maria. E il 15 settembre dello stesso anno venne posta la prima pietra di quello che noi oggi vediamo, di quel grandissimo capolavoro dell'architettura rinascimentale che è un po' il francobollo stesso di Montepulciano e dell'architettura stessa rinascimentale. La curatrice della mostra ci ha spiegato la storia di questo tempio e delle sue opere che sono all'interno, che oggi andiamo a vedere nella mostra, che sono ritornate nel loro luogo originale, nell'interno del tempio, e rappresentano molto per questo posto, per Montepulciano, quindi un'occasione ancora in più per visitare questo tempio in questo anniversario. Sì, la chiesa oggi è ritornata al suo splendore dopo che alla fine dell'Ottocento le cinque grandi tele erano state asportate, collocate in altre chiese. Adesso rivediamo la chiesa così come era appunto per diversi secoli, fino comunque alla fine dell'Ottocento, con il crocifisso posto alla sommità dell'altare marmoreo, le cinque tele ricollocate in quelle cinque cappelle per le quali erano state pensate. Tutto al proprio posto, tutto veramente rimanda a quella bellezza originaria che i nostri padri hanno potuto ammirare e per la quale hanno comunque speso non solo denaro ma anche energie perché la chiesa fosse più bella, fosse icona di quella bellezza divina che è rimandata appunto a Dio. Il complesso architettonico con il tempio a pianta centrale e l'adiacente canonica, costruiti in blocchi di travertino dalle vicine cave di Sant'Albino, è stato oggetto di numerosi studi, che sottolineano l'uso sapiente e armonico degli ordini, dei partiti architettonici e delle proporzioni classiche in un rapporto dialettico tra uomo, architettura e paesaggio. Alla morte del San Gallo, nel 1534, i lavori continuarono con la costruzione della cupola tra il 1543 e il 1545, mentre il primo campanile fu concluso solo nel 1564 e il secondo resta ancora oggi incompiuto. L'ambizioso progetto architettonico nacque a seguito di eventi miracolosi accaduti nell'aprile del 1518 e fu realizzato grazie alla raccolta di offerte dei cittadini e dei devoti. Il tempio fu consacrato nel 1537, ma gli altari pensati dal San Gallo con un prospetto architettonico sobrio furono solo in parte realizzati come li aveva previsti il famoso architetto e rimasero incompiuti e a lungo privi di dipinti. Il tempio di San Biagio alla fine del 600 ha una facies diversa da quella per cui, come l'aveva ovviamente pensata, perché siamo a più di un secolo successivo. E poi con la fine dell'Ottocento questo desiderio di ritorno all'origine, si è pensato alle tante chiese dalle quali sono state rimosse le tele, distrutti gli altari barocchi per riportarle alle origini medievali, soprattutto è la rinascita alla fine dell'8 e inizio 9 del neogotico, del gotico e di tanta pittura medievale. Qui c'è la rinascita, il desiderio di recuperare la purezza delle linee dello stile rinascimentale. Così fu fatto dal 1882 al 1894, levando le tele, e oggi le abbiamo riportate a far godere al popolo poliziano e non solo, a tutti quelli che avranno il piacere di visitare San Biagio in questo mezzo mesi. Il Tempio di San Biagio in questo quinto centenario, vediamo la restituzione all'interno del Tempio di queste opere del 500 e anche di altre epoche. Questo è un progetto che accarezziamo da tempo, di riportare le tele che costituivano l'arredo della fine del 500 e seicentesco del Tempio di San Biagio, proprio in un'epoca successiva alla morte di Antonio da San Gallo del 1534. Erano state trasferite nelle chiese del territorio alla fine dell'Ottocento per tentare di ricostruire, di riassegnare al Tempio l'architettura degli altari sangallesi.
Brunelleschi. Sono tele importanti, legate anche come iconografia, vuole dire come soggetto, alla storia del Tempio, perché vi è raffigurato il martirio di San Biagio di un pittore fiorentino, Giovanni da San Giovanni, San Giorgio che combatte il drago di Angelo Righi, legato al giorno 23 aprile, che è il giorno del primo miracolo avvenuto presso la Madonna di San Biagio e grazie alla Madonna di San Biagio. Però abbiamo anche degli esempi di pittura barocca, come il caso dell'Assunzione della Vergine di Domenico Manetti, e di pittura controriformata come la Crocifissione alle mie spalle, di grande rilievo, una bella opera derivante da Scipione Pulzone, da un quadro di Scipione Pulzone a Roma. L'evento espositivo intende porre l'attenzione su questo capitolo poco conosciuto delle vicende di San Biagio, la storia dimenticata dell'arredo interno del Tempio, realizzato tra la fine del Cinquecento al tempo della Controriforma e il pieno Seicento, con l'affermazione dell'eloquio barocco. L'attuale, classica configurazione interna risale infatti al recupero purista di fine Ottocento, con gli altari ricostruiti in stile cinquecentesco sull'esempio dell'unico che è stato ritenuto eseguito su disegno originale del San Gallo nella prima metà del Cinquecento, il primo del braccio sinistro con il dipinto dell'Annunciazione. Il progetto di rinnovamento interno coinvolse i 6 altari laterali con un ornato esuberante di volute, stemmi e putti in stucco dipinto e dorato, racchiusi entro l'arcata a rosoni e le tele in essi ospitate. A questo intervento, che modificava in modo radicale gli spazi rinascimentali, contribuirono in maniera determinante alcune celebri casate, i Cervini, Contucci, Nobili, Ricci e Lupacci, cui fu assegnato il patrocinio delle cappelle e degli altari. Nobili famiglie poliziane legate in prevalenza all'ambiente artistico romano e fiorentino, come dimostrano le tele degli altari e i dipinti murali che campeggiano nella zona presbiteriale. Dagli anni 70 dell'Ottocento, sull'onda di un rinnovato interesse per la storia e l'architettura del monumento dopo l'Unità d'Italia, si giunse ad elaborare un progetto di ripristino neorinascimentale, nel quale ebbe una parte determinante l'architetto senese Giuseppe Partini. A seguito di una sua proposta, San Biagio divenne monumento nazionale nel 1878 e agli inizi degli anni 80 fu oggetto di una prima fase di pesanti lavori demolitivi. Solo negli anni 90, infine, si giunse alla ricostruzione delle mense in travertino e dei dossali, a seguito della quale le grandi tele eseguite per San Biagio furono trasferite in chiese cittadine del territorio e gli altari rimasero vuoti fino al prestito, nel 1904, di dipinti provenienti dai depositi delle gallerie fiorentine, poi restituiti nel 1973. La mostra presenta anche una sezione documentaria che ospita immagini, dipinti, incisioni, piante e prospetti dell'interno prima della distruzione degli altari rinnovati nel tardo XVI secolo e nella prima metà del secolo XVII, nonché documenti legati al loro abbattimento e alla costruzione dei nuovi altari dal disegno composto e misurato per ripristinare la scansione euritmica dell'architettura rinascimentale. L'esposizione, curata da Laura Martini e Riccardo Pizzinelli, caratterizzerà l'intera annata del quinto centenario, che si conclude il 4 novembre 2018. Il Tempio di San Biagio, dopo Antonio da San Gallo, questo quinto centenario viene celebrato in tante occasioni, in questa occasione il rinnovo dell'arredo del Tempio. Sì, allora, questo è un evento espositivo che accompagnerà tutti i festeggiamenti, perché viene inaugurato domani, che è il 21 di aprile, e la mostra è prevista in apertura fino al 4 novembre. Sostanzialmente si è pensato, per dare anche una chiave di lettura un po' diversa dal solito, di fare un'operazione che è quella di riportare all'interno del San Biagio i dipinti storici che erano stati spostati nella seconda metà dell'Ottocento a seguito del ripristino neorinascimentale del Tempio, e la mostra non solo ha riportato i quadri, ma racconta questa storia, sia la storia fra 5 e 600 dell'arredo e dei dipinti, della committenza di questi dipinti, sia la storia del loro allontanamento alla metà dell'Ottocento con i ripristini neorinascimentali. È molto interessante perché riporta all'interno di quello che è il San Biagio monocromatico, con il tono del travertino, anche il colore di queste grandi pale. Il
colore e anche il restauro che c'è stato in occasione di questo anniversario. Sì, allora, noi siamo giunti a questo centenario, a festeggiare questo quinto centenario realizzando una serie di restauri in questi anni. In particolare per la mostra noi dobbiamo ringraziare il Consorzio del Vino Nobile, che è il soggetto che ha sponsorizzato il recupero dell'ultima di queste cinque tele. Le altre erano state recuperate all'inizio degli anni 2000 dal Ministero dei Beni Culturali, e questo impegno economico ci ha consentito di presentare anche questa quinta tela come era all'epoca della sua realizzazione. Il restauro è stato realizzato dalla restauratrice Mary Lippi di Montepulciano sotto la direzione della dottoressa Martini della sovrintendenza, e ci ha riconsegnato questo dipinto dopo molti anni di diciamo poca lettura derivante dal suo stato fisico. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete.